Tutti da Jacqueline e Max, bentornati su Piccola Notte per una epica avventura con Resident Evil. Siamo praticamente al punto dove è la sua villa, perché avete visto lo scorso filmato. Ci avevamo chiesto se poteva aprire quella porta chiusa fuori, dice no, con Chris non si può, è una cosa esclusiva, per la passerà da Barry nel percorso, praticamente, quindi ecco qua. Insomma, praticamente il morale della storia era una cosa esclusiva di Jill. Comunque stasera andiamo avanti. Ecco qua, vediamo un po'. Allora, gira, 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 gira. Allora, dobbiamo mettere la batteria qua. Siamo nella stanza della, come si dice, non è facile spiegare, nella stanza della batteria. Chiamo così, anche se è un bruttissimo modo di chiamarlo, stanza della batteria, cavolo, suona male. Ora facciamo un giro lunghissimo, dobbiamo togliere la cascata, il nostro scopo è quello. E sì, ce la faremo, saluto tutti, ecco qua, perfetto. Bene, non mancherà moltissimo, credo. Ora fa tutto il giro. Gira, rigira, siamo arrivati qua. Torno qua. Usiamo la manovella, ci serve quindi la manovella e la batteria. La batteria abbiamo trovata, l'intero scopo del tornare nella casa dopo essere andati fuori era di trovare quella batteria, e la manovella viene usata qua tranquillamente. Poi credo che non ci servirà più, non spero che la square crank non ci servi più, ma ci sarà quella esagonale. Non so perché con Chris potrebbero esserci delle cose diverse rispetto al percorso di Jill. Là eravamo guidati da Barry, che ci dava una grande mano, ma veramente una grande mano, Barry. Siamo feriti, fra l'altro, leggermente, ma abbiamo nel caso erba rossa, erba verde, perciò ce la possiamo fare. Bene. Ora, a cosa è servita questa batteria? Soltanto per questo, non oso chiamarlo enigma, questo meccanismo meccanico. Ed eccoci qua, tanto che ci siamo. Prendete una blu nel caso ci fosse qualunque possibilità di roba pericolosa. Non credo che ci sia, ma nel caso, vabbè, capito. Nel caso la mettiamo erba locale, ecco fatto. Mischiamola, combiniamola con questa. Poi, ok, perfetto. Voglio un mix di herbs, yes. Perfetto. Andiamo avanti. Si scende, si scende. Qua. E ora dovremmo poter passare dalla cascata, che è la strada per andare al laboratorio segreto. In onore al saccio, la pubblicità, va bene, va bene. Eccoti, ciao, stavo salutando, ma ho aspettato un attimo che arrivavi. Ciao Dani. Eccoci qua, ciao Jack. Ok, ho messo il comando di squadra con tutti i link stasera. Lo so, lo so, lo so. La tua prima live di quel genere, ciò sarà imperdibile. Sono curioso anche di vedere come te la inventi, come te la gestisci. Sarà interessante sicuramente. Tanto io oggi farò un'oretta al massimo e finirà lì. C'è un lanciafiamme, quel famoso lanciafiamme che mi diceva Andy. È qua il lanciafiamme. Non lo userò adesso, non lo userò adesso. Ma fatemi vedere una cosa prima, perché sono un po'. It's locked. No, si è chiusa. Scusatemi, sono testardo io, voglio prima vedere. Quindi, sì, no, no. Ecco qua. Voglio vedere cosa c'è qua in fondo, visto che it's locked. Vedere, vedere. Macchina da scrivere, ovviamente non abbiamo i nastri da scrivere. Buona, buona. Oh, io invece ho caldissimo oggi, proprio a livelli estremi. Ecco qua, hole is opened and I can jump over it. Ok, non posso andare. Buco esagonale dove la nostra square crank non funziona. Sì, con Chris è leggermente diverso. Con Chris è leggermente, ma dico leggermente diverso. Vediamo se ci saranno altre trappole. Quel lanciafiamme può servire, conosco il posto dove mi servirà. Ciao Kevin, siamo al condotto sotterraneo prima di andare
prima di andare avanti, prima di andare al laboratorio. Perciò direi bene. Prima di tutto andiamo a vedere cosa c'è qua. Due stanze, non ricordo mai qual è quella giusta per partire per prima. Andiamo di prima di qua. Mi ispira, visto che è guidato dalla mappa. Partiamo prima da qua. Già che ho messo Kevin nella squadra, fatto bene, per quello che ho fatto ho fatto il comando squadra e non shout out, perché c'è già dentro, mi fa piacere. Allora, bravo, bravo, hai fatto un buon lavoro. Allora, prima qua. È facile perdersi, questo sotterraneo, Anche il timer ho messo che c'è, bene, bene. Bella sta cosa, è un canale che porta di tutti. No, e di più senza l'accento, non è e di più, è grammaticamente scorretto, devi modificarlo. Enrico! Don't come any closer, okay, Chris. Okay. Wait. Eccolo. What happened? Double crosser. Un traditore. Don't! Non farlo. Non sparavano a noi. Hell. Umbrella. Umbrella. Bello come dialogo. Gli stanno sparando. Who is it? Is someone there? C'è qualcuno lì? Sì che c'è qualcuno. Qualcuno gli ha sparato. Double crosser. Un traditore. What did he mean by that? Cosa vuol dire con quello? Con tutta la gente che c'è lì. Vabbè, comunque è morto. Non poteva muoversi per questo infortunio. Stava tenendo qualcosa. Mia mamma, andiamo a prendere l'altro che sto svuotando tutto su me. Fa bene a prendersi a svuotare il supermercato. Fa benissimo, ma c'ha ragione, c'ha perfettamente ragione. Tu, ok. Vabbè, va bene, anche te fai bene. Ok, fai bene a svuotare il supermercato, dai. Mi ha preso solo là. Non male. Ah, guarda cosa c'è qua. E schifezze. Schifezze verdi. Non ti lascio rialzare. Ok, è andato. Ce l'abbiamo un po' di posto libero, spero di sì. Ok, ultimo slot libero. Non siamo messi per... Io la Coca-Cola, la Monster Element. Insomma, tutta roba buona praticamente, tutta roba buona. Questo invece è il crank esagonale. Guardate, Buona, veramente. Congratulazioni. Fai bene. Non bere insieme Coca-Cola e Mentos, che è pericoloso, però. Bene, quindi da che parte devo andare? Mi sono perso per... di qua. Pare che devo andare di qua. La Monster. La Monster, non so se faccia tanto bene. Appunto, un mio amico è quasi morto, lo so. Sto dicendo, è una combinazione esplosiva. È andato in ospedale. Credo che è andato in ospedale, ci credo. Cavolo, è una cosa. Le fai esplodere le Mentos nella Coca-Cola. Un'esplosione di sostanze. Io non vedo dov'è il nemico. Sta stanza proprio non mi piace. Per niente. Ecco. Colpito. Prima volta. Ok, due. Avanti il prossimo. No! Colpito di nuovo. Siamo in caution. Non è ancora abbastanza per curarmi, visto che è potentissima questa erba mista. Ok. Ho bisogno di una stanza di salvataggio. Ho seriamente bisogno di un salvataggio. E mi sa che non è qua. Ma quanti sono? Secondo me non c'è solo quello. Comunque con Chris anche i nemici sono di più, C'erano più cani, più hunter. Cosa c'è qua? Cosa c'è qua di utile? Qualcosa c'è di sicuro. Spray che non posso prendere. Posso prenderlo ovviamente. Non funziona. In realtà nelle remake l'hanno reso utile sta cosa. L'hanno proprio reso utile. Ok, abbiamo preso. Mi prendo lo spray. Dopo essermi curato bene. Lo so che lo sai, ma uno potrebbe non saperlo, magari si beve la Coca-Cola mentre sta mangiando quella e poi ha seri problemi, ma alla fine la gente che non lo sa, sta cosa l'ha sperimentata, non c'è mica scritto non prendere la Coca-Cola, non c'è mica scritto sopra, però è vero, non dovete prendere. Ok, perfetto, ok,
No, no. Basta tutto qui. Allora, guarda. Quanti ce ne sono? Ma basta, quanti ce ne sono di questi? Ok, sono due che sono morti. È incredibile, eh. Invasione di questi bestiolini, questi hunter. C'era una gran... It's locked ancora. Oh, lo so il motivo. No, non posso usarlo sto flame tower, non posso usarlo, ho tanto caldo, credo, ma è la cosa più brutta del mondo. Mi servirebbe un falso flame tower, ma dove lo trovo? Vabbè, al momento non pensiamoci. Ero andato dalla prima di partire, comincio a fare, mi ha detto buona live, fatto bene, fatto bene. Gentile, dai, gentile. Molti ti avrebbero bannato per presunto spam, che non è spam, sta cosa, non è spam. Non è spam. Mi fa piacere, beh, sì. Dio, io non lo so. No, ma no, meno male, meno male. Meno male, magari un sacco di volte. È una bella cosa. Personalmente non credo che farò mai un raid a uno che ha più di 20 spettatori, perché va un po' contro. Cos'è sta roba? Nartro Frame Tower? Vabbè, allora servono qualcosa. Potevo anche usarlo quello là. No, il masso gigante! Aiuto! Lo sapevo io. Aspetta. Cucù. Guarda, Cucù più anche del mondo. Lo so, ma dico, perché magari, avendo amici che hanno di meno, preferisco raidare chi ha meno spettatori, invece che raidare un canale così grosso, lo 7-8. A loro magari servono di più raid con 20, 30, 40, insomma, capisci com'è? È proprio buttare un raid, proprio buttarlo via, però. Infatti, secondo me, poi il mio modesto parere, è una cosa che ne ho parlato tempo fa con Cla, ed è una cosa che praticamente... Aia, i proiettili del bullet, ho amici che mi raidano quasi sempre... È certo, è giusto, ma non è sbagliata sta cosa, che cioè uno grande che raida uno piccolo è una cosa bella, e poi non è che sei piccolo te di spettatori comunque, non è che sei uno che ne ha due o tre, ne hai sette o otto, insomma. O venerdì con Elisir eravamo contenti di raidare te, eravamo contentissimi, sì infatti. Ciao Coin! Ma sì, ho quasi tu stessi. Adesso. Beh, io non lo so, guarda, non è un confronto questo. Non è un confronto. Io non è che sono un canale grosso, quindi proprio. Proprio l'ultimo con cui confrontarsi, perché. Cosa parliamo? Di uno che c'ha una media di 10, 11, come me, non è che è una roba, oh mio Dio, che forte, ma va. Allora, ma questo qui muore. Brucia il ragnetto, è andato, horror estremo, brucia, no, ho finito i colpi, no, e sono avvelenato, fatti vedere se mi cura, no, non mi cura un cavolo, sto morendo, porco cane, cos'è sta roba? Che cos'è strabittosa? Ho dovuto usare uno spray per niente farlo fuori questo ragno. L'ho ucciso, ma sono avvelenato. Sto morendo malissimo, Stefano. Che brutta cosa. Ecco, arrivano pure i figlioli. I figli del ragno. Aiuto. Qua si è messi male. Ma purtroppo non vedo un modo per curarmi qua. Ciao Stefano. Allora, oggi è giornata di boss e nemici tosti. Perciò al momento me la cavo con quello che ho, cioè un coltellino
È bello buttare via il mio flamethrower. Ok, siamo arrivati. Ma spiaccicarlo? I piccolini posso spiaccicarli, ma possono pungermi, quindi è pericoloso. Va bene, la stanza di salvataggio, se ricordo bene, qua. Via, via questo coltello. Troppa roba, veramente. Troppa roba, ma non so dove sono le erbe. Quindi sono avvelenato, vi ripeto, sono avvelenatissimo. E credo... 5 mesi, 3 settimane. Ciao, tipo la notte, 1, 2, 3. Eh beh, grazie, grazie. Allora, serviva un'erbetta... Erbetta blu! Mi salvo allora, mi salvo. Bene, bene. Visto che non è successo niente. Sapevo io, potevo ancora farcela. Flame Tower, ma sapete che ora mi è venuto in mente che qui dovrebbe esserci un altro disco MO? Perché se non trovo questo, non andiamo al finale migliore del gioco, andiamo a un finale tutt'altro che positivo. Fatemi provare. Erba blu. Ok, sono guarito, ok, meno male, boh. Tutto a posto. Allora, io dovrei aprire... prendermi il secondo MO disc. Adesso cerco... Resident Evil Director Cut MO Disc Location. Ok, perfetto. Ho capito. Benissimo, ci siamo. Il prossimo è qui in zona. È il terzo. Terzo, invece... Visual Data Room, laboratorio B2. Ok, ce la facciamo, dai. Non è un problema, si è avvelenato, non più. No, non più, infatti, mi ha avvelenato il ragnone. È normale che sti ragni sono velenosi. È anche un po' rompiscatole, è normalissimo, guarda. Niente. Se c'è qualche fan dei ragni fra di voi, mi scuso per aver fatto fuori quel ragno, ma sinceramente mi serviva. Ok, benissimo, possiamo andarcene. Veramente, possiamo andarcene da qua. È una bellissima cosa, molto bella. Possiamo lasciare sta zona. Fatemi salvare. Salvo in questa maniera qua che mi sento meglio. Non ho mai salvato oggi. Wow, che bello. Questa zona è pericolosa senza salvare. Tipo della notte 1, Max. Tipo della notte 2, Daniele. Hai conosciuto prima Daniele di Coin? Che strano. Tipo la notte 3, Vito. Tipo la notte 4, Claudio. Tipo la notte 5, Alex. Tipo la notte 6, Pasco. E potrei conoscere presto il buon Kevin Splatter, mio grande amico e leggenda, che molto presto... devo infilare il lanciarazzi lì, ma pensa che bello. Nel lanciarazzi, scusami. Stefano manca... ma non lo conosce ancora lui, non lo conosce ancora, è normale. Quando lo conoscerà, lo metterà nella lista, non lo conosce ancora. Buon Kevin. Lo conoscerà, perché probabilmente questa settimana lo vedremo per la prima volta. Va bene, devo posare quel simpaticissimo flamethrower. Vedete, con Chris è tutto più difficile, è un hard mod. Ogni cosa che con Jill e Barry era fatta facilmente, qua è bloccato. Sì, infatti sta portando sul suo canale Call of Cthulhu, mentre su questo ha dei buoni progetti che sono piuttosto interessanti. Non voglio dire nulla, no, non voglio fare spoiler. Ho sbagliato. Ok, vuoi posare il Flint Tower? Yes. Ok, adesso mi rimetto questo. Ok, possiamo andarcene. Salutate sta zona che non la rivedremo più. Lo so che i tipi della notte sono 7. Siamo diventati 7, più o meno. Non è ancora successo, ma siamo in 7. Allora, no, dovrò tornarci qua. Vale, attenzione, Siete pronti al grande terrore? Arriva. Boom. Here comes the boom. Ok. Ecco qua. Siamo arrivati. Misteriosissima. Una mappa dell'underground. Eh beh. Allora, adesso ci sono un po' di cose. Proviamo prima questa. Nah, non mi piace. Proviamo prima qua. Vediamo se c'è quel mio disco qua dietro. Guardate. Hola Andy, come stai? Jackson PC, mi metti un comando per Andy? Mi metti un link al canale di Andy, tizio? Un punto esclamativo Andy Fire. Come c'è sul mio. Se mi fai questo mi fa un grande piacere, guarda.
che visto che ci manca ancora, ho scritto potete trovare Andy Fire al canale YouTube e URL del suo canale. Tra l'altro Andy, non so se ce l'hai personalizzato, come adesso vi lascio che gioco un po' con i cani, fai benissimo perché è bello stare con gli animaletti, è veramente piacevole, guarda, ne so qualcosa anch'io e adoro gli animali. Seguite con un follow tizio, sì, ma andava bene anche il coso di squadra, sì, carino questo comando, carino. Allora, eccoci qua, siamo arrivati, questa è una stanza misteriosa, soprattutto opzionale. Guardate, dovrebbe essere giusto. Non puoi usarlo? Perché? Perché non posso usarlo? Scusate, esagonale. Ok. Poi, tanto i nostri sono su squadra, esatto. Perfetto. Rimetto di nuovo. Guardate che enigma, eh. Guardate che enigma. Cosa ci sarà qua dentro? Ciao Alex! Ciao Alex Instalex! Cavolo Alex, stavo dicendo appunto che stiamo crescendo da 6 a 7. Non è che vogliamo fare collezionismo, eh. Pochi bastano e avanzano, però se sono persone di qualità è sempre un piacere, eh. È un piacere aumentare. Ovviamente perché Kevin è un ragazzo che lui fa le live di sera, quindi comunque in orari, sapevo che era in orari differenti. E soprattutto anche sporadiche, non, quindi potrebbe farne una o due, quindi insomma non sarebbe comunque qualcosa di spaventoso. Va bene, second Doom Book, stiamo risolvendo tutto. Ho ancora due stanze da esplorare. Ai, signorita, non è quello che cercavo io. Io sto cercando l'MO Disc, che dovrebbe essere qua. Fatto, che bello, potete marcare Andy Fire, da qui. Certo, fai bene, fai bene a comprare tutti i DLC di Europa Universalis 4 e supportare la Paradox nel modo giusto, fai benissimo, è una cosa molto apprezzabile, tanta stima, assolutamente, per vero. Supportato la Paradox e i suoi DLC, mi raccomando, puoi fare la stessa cosa anche con gli altri giochi come Hearts of Iron, Victoria II. Sì, lo so. Infatti sentite cosa ho detto io, ero ironico, e non dirlo in pubblico, lo so. Mi stavo dicendo, ma no, ma perché probabilmente lui intendeva, è legale, nel gioco c'erano i pirati, i pirati, i grandi pirati. Pirati. Oh, abbiamo fatto, Guardate. Eagle. Ok, andiamo avanti. Ecco qua, andiamo avanti. Ok. Quindi tutto contestualizzato. Beh. Sì, un po' di pirateria c'è. Sono tizi, ora passo come si sono tizi. Okay. Ovviamente. Va bene, allora io volevo uscire da qua. Salutate sta zona, salutate la villa. Perché adesso andiamo all'ultima zona del gioco, che è il laboratorio. Mannaggia non avere abbastanza tempo per finirlo oggi ed arrivarci così vicini. Che roba. Allora, ok. Ci siamo quasi, eh. Abbiamo tutte le medaglie. Vi faccio vedere come si esce da qua. Con la medaglia dell'aquila e la medaglia del lupo, che ci saranno anche nel 2. Il problema è che la medaglia dell'aquila, magari molti fanno fatica a trovarla, perché stava nella villa. Se uno arriva qua e piglia solo quella del lupo, dice... Perché non posso andare? Perché non puoi. Mi dà fastidio sta porta che è chiusa e non si può aprire. Quelle cose mi irritano, però. Purtroppo non posso farci niente. È proprio chiusa, eh. Non c'è modo di aprirla. Allora, intanto. Picture of a wolf. Eccolo qua. La immagine di un lupo. Può darsi anche. Poi si scopre che il laboratorio è il boss di Luca. Sarebbe epico, rivoluzionario. Chris Redfield contro De Luca, cavolo. Qualcuno scriva la trama, è troppo bella. Allora, ok, andiamo avanti. Noi pigliamo solo le erbe verdi. Ok. Siamo quasi arrivati, ci tengo a dire che veramente manca poco ad arrivare all'ultima zona. Guardate che bello, cioè, uno che lo gioca per la prima volta e non sa nulla dell'Umbrella, che scopre qual è il segreto di questa villa, che conduce a un laboratorio segreto.
metti quest e si apre. Dici, oh, cosa c'è qua sotto? Un passaggio segreto, l'avventura, è una roba degna di Indiana Jones. Ma oddio, non c'entra proprio nulla. Diciamo James Bond, dai, se vogliamo proprio dire, onestamente. E scopriamo un laboratorio segreto. Ok, andiamo giù. Chris, impassibile. Piacerebbe portare anche la versione remake su questo canale, quella su PlayStation 4 praticamente. Piacerebbe portarla. È un po' diversa, eh. È un po' diversa. Nei meandri della terra. Jack, comunque l'estensione siamo già letto, l'ho tolto io, non lo usiamo tanto. Fatto bene, tanto hai imparato te quella roba là. No, hai fatto bene, a me non serviva, guarda, tanto. Cioè, vai tranquillo. Allora, vedete qua, prima di tutto, questa è proprio l'uscita, che ovviamente è chiusa, perché c'è scritto il motivo. Non si apre tranne per un'emergenza di prima classe. In pratica deve essere un'allerta, un allarme. Intanto voglio dire due cose. Prima di tutto, stasera Tizio andrà in live alle 20:30 con la sua prima live ASMR, mentre Coin andrà in live alle 21 con la leggendaria... Ah, ma non mi dava fastidio comunque, Tizio, in caso. Andrà in live con Football Manager e sarà epico perché ovviamente va avanti con la stagione e sarà piena di adrenalina ed emozioni. Quindi vi invito a seguire sia il buon Tizio che il buon Coin. Ecco qua, perché sono entrambi splendidi. Ma che spam? No, è promozione, non è spam, è promozione. Quindi insomma, due canali fantastici, vi consiglio di seguire entrambi stasera. Mentre invece domani io non ho ancora il mio programma pronto perché sono indeciso. Io so cosa voglio fare martedì e martedì voglio finire Uncharted 2, mancano due livelli, quindi non sarà così impossibile. Oh, venti qua. Oh, ma che roba. Oh, visto qua, zombosi. Mi ha preso la zombite. Ok. Ma perché ho ancora la... Eccolo qua, guarda. Ma ciao, bella gioia, come ci stai? Guarda. Ho sentito... No, voglio finire Uncharted. Non credo neanche che sia fattibile a livello umano sta cosa, visto che è un videogioco. Non è possibile proprio. Cioè, cavolo, neanche la mente più malata del mondo potrebbe arrivare a capire come fare. Ma neanche... La mia non è una delle maggiori menti malate al mondo. Non è neanche una delle menti più sane al mondo, però... A quei livelli lì non ci sono ancora arrivato, Devo ammettere che a quei livelli lì non ci sono ancora arrivato. Assolutamente. Non credo. Se per i primi 10 spettatori Tizio fare un saluto devastante, affrettati un omaggio, un set di pentole. Già. Pentole e lana merino. E lana merino. In pura lana merino. Ci vorrebbe qualcosa in pura lana merino. Esatto. Ci sta. Allora, adesso possiamo andare tranquilli, perché abbiamo tutto, ma proprio tutto quello che ci può servire qua. Cioè ci possiamo rilassare ed esplorare. Il 18 deciderò quando riparte lo sport. Ah, lo fai ripartire, penso, in concomitanza con l'inizio del campionato. Poi anche devi decidere se farlo ancora col Villarreal. Dipende quando appunto, se ancora continui col Villa o se cambi squadra. A parte che tanto comunque cambia anche il tuo format quando poi cambi squadra te, perciò non è un problema. Ma devi vedere qua, cos'è la placca dell'MO? Oh, un MO disc. Siamo a 3 MO disc. Bello. Si può aprire? No, non si può aprire. Ok, fa lo stesso. Andiamo di qua. It's electronically locked. Ok, chiuso elettronicamente. Ovviamente, tutto è chiuso. Dobbiamo trovare il computer e infilare la password segretissima. È una password dittosa. Ok. Inizio il 2 o il 9 di settembre, penso, non di agosto, ovviamente. O di agosto già. Ma perché quest'anno forse inizia tutto prima, quindi sì, mi sa che intendi agosto. Devo fare dei test, secondo me inizio il 2. Comunque rimarrai anche attivo sul canale dei tipi della notte, Coin, pensi che magari qualche live ci scappa ogni tanto qua. Se il test fa schifo inizio alle 9 per amichevoli. Ah, ok. Agosto, sì, quest'anno è tutto anticipato, c'hai ragione anche te. Che figata, si può dire che figata, spero di sì, dai, non penso che sia così terribile dire che figata. Sì, agosto, ok. Va bene, allora, adesso sarete sicuramente confusi, se non avete giocato al gioco, del motivo per cui ci sono tutti questi dischi MO.
che si trovano in altri luoghi e dire perché ci sono i dischi MO? Ve lo spiego io. Magari c'è qualcosa in questa stanza. No, non è questa la stanza. Ovviamente. No, munizioni per la pistola? No, lasciamo perdere. In pratica i dischi MO servono per aprire quella porta che avete visto là in fondo. Attenzione, attention s'il vous plaît. Questa qui dovrebbe essere il diario del ricercatore, credo. Sì, esatto. Quello che dice John e Ada, le password che ci servono noi. John e Ada. Password. Devo leggermela miliardi di volte. John Ada, lo so. Devo leggere miliardi di volte sta cosa. Cucù, cucù, cucù. Ecco qua. Ci serve la luce incredibile. Vuoi premerla? Ah, che bel blu. Che bel blu. Ecco qua. Three Apple Man and Woman. Era Maul comunque, me la ricordo dallo scorso save. Era Maul, scritto mole. Non nel senso che molle, è proprio Maul. Cambierò solo Rai perché lo sponsor è sempre di martedì mattina. Non fai anche il venerdì, quindi fai solo martedì, giusto? Mi sembra che fosse anche prima, facevi 2 giorni a settimana prima. Che erano il martedì e il venerdì, mi sembra. Io con la mia memoria, guarda, sono disastrato. Allora, vediamo un po'. Adesso cerchiamo il salvataggio. Se possibile. Questi qui dovremmo mettere gli MO. Non basta metterli qua dentro, ci vuole proprio la password. Che noi non abbiamo nessuna password. Chi ci aspetta qui dentro? Ve lo dico io, c'è Jill bloccata. Non possiamo farci nulla. Elettronica di Locked, ok, tutto chiuso. No, ti spiego, ricomincerò col Villa. Salvo imprevisti con Football Manager, ok. Ovviamente. Tanto adesso non hai più l'obbligo di fare tot di ore, mi sembra di capire. Puoi farne quante ore vuoi, visto che adesso sei indipendente. Guarda qua. Eccoci. Che possiamo fare? E il Villarreal gioca la conference il giovedì. Ah, ok, tutto calcolato. It's locked. Per me qui c'è uno zombie, eh. Sì, c'è lo zombie. Lo zombie nudo. Erano abbastanza inquietanti all'epoca della Play 1 sti giochi, eh. Oggi forse no, ma ai tempi. Power Room. È chiuso anche questo. Ci sarà una porta aperta, sì, questa qua. Quindi il venerdì recupererò il materiale e il sabato mattina farò le live. Bravo, funziona così. Funziona benissimo. Eccoci qua. Siamo arrivati alla stanza. Will you take the slides? Yes! Ma prima, nothing special. È ora di accendere questo computer. Will you turn it on? È un turn on incredibile. Ok. Po. Ciao, benvenuti su Windows XP. Nah, questa è roba da Windows 97. Chi sei? Login, io sono John, il ricercatore John. Password. La password più segreta, dice a tutti che c'è la fidanzata di nome Ada e la usi come password. Viva la segretezza dell'Umbrella, da settimana prossima scoprirò la Twitch perché in casa mia devo ristrutturare la camera mia e la camera dei miei genitori. Ah, ok, ma devi farlo testo lavoro, cavolo. Manovale Alex, incredibile. Incredibile manovale, grande. Ok, dobbiamo farlo manualmente, sia il B2 che il B3, mi pare. Abbiamo liberato il B2, facciamo anche il B3, la stessa cosa. No, scusatemi, la password è MOL. MOLE. Cambierà sicuramente nell'advanced, vediamo qua. Non sono mica un muratore. Ho capito, sembrava quasi che te lo facevi te, il lavoro manuale. Conosco ragazzi della tua età che queste cose le fanno, eh. Uno che conosco io se l'è imbiancata lui la casa a 15 anni. Si è preso lì, si è fatto tutto il lavoro lui. Diceva, non sono mica un fighetta, faccio tutto io. Ed io che stavo per invitarti a passare da me, ecco il core. Ok, un locket B3. Perfetto, abbiamo sbloccato tutto. Vuoi quittare? Non il gioco. E ce la facciamo! Due agenti provenienti da soli? Sì, certo. Ovviamente le conosco, ci mancherebbe altro. Sono un paesino, non è che
qui devi fare appunto chiedendo aiuto, qui tante cose ti devi arrangiare, mandali da me, a pagamento ti arrivano, se vuoi 100 euro al giorno ti arrivano, te li mando, non è un problema. Vitto alloggio, eppure il tizio del twerking dell'immagine, il meme, pure quello vogliono. Hai super anche... Non sono vicini. No, non ho vicini. In questo momento non ho vicini. Sto bene senza vicini. Si sta benissimo. Si vive bene senza vicini. Fidatevi di me. Te lo dice Jack. Non è una cavolata. Sai, del tritolo passo io gratis, Alex. Tritolo. Va bene. Abbiamo sbloccato un po' di stanze. Oh, che paura. È lui. Oh, mala che roba. Che noiosetto questo. Va bene. Questa qui è aperta? Nain. Assolutamente no. Questa è aperta? Ehi, cosa vuole? Ma li avevo ammazzati prima. Perché mi tornano in vita questi? Ah, perché sono zombie. Il cianuro no, è pericoloso la salute. Figo, così fai come Masha e Orso. Ah, col tritolo. Non ricordavo che fosse un cartone di bombaroli. Non ricordavo questo dettaglio, mi era sfuggito. Che Masha e l'orso fosse una roba di bombaroli che fanno il tritolo. Guarda quante cose si imparano nella vita, Ci accontentiamo. Ok. Andiamo avanti. No, di nuovo questa stanza. Basta questa stanza. Questa qua. Questa mi ispira. Mi ispira tantissimo questa stanza. Sono innamorato di questa stanza. Oh no, mi fa schifo sta stanza, è piena di zombie, via. Vieni qua, vieni. Bravo. Oh, uombo combo di teste, uombo combo. Ok, ancora una. Au. Per cortesia, signor zombie. Ma sì, si lamentano pure questi, tu gli spari e si lamentano. Avrà pittato casa mia stile Mr. Bean. Ok, bene, fax. Chi se ne frega del fax? Fax you, scusatemi. Ok, fax you. Ok, benissimo. Lara Croft, è lei, Lara Croft. Lara Croft del 98. E dai, è lei, è palesemente Lara Croft questa. Magari no, però. Ho sempre pensato che fosse Lara Croft. Se avessi un MO disk, potete tenere il codice. E io ce l'ho l'MO disk. Ce l'ho. Guardate, passcode numero 1. Io lo giuro da me stesso, dichiara il Signore, che tutto ciò che hai fatto, questo e quello, non supporterà tuo figlio, il tuo unico figlio, Genesi 22,16. Aspetta, la leggo, la voglio leggere, Genesi 22,16, ve la leggo in italiano, dai. Così, ecco qua, la versione italiana. Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio. Cavolo, un po' completamente diverso da quello che ho detto io. Va bene. Visto che è bello, manifesti pazzeschi. Il file. Oddio, Jack. Lara, dai, palesemente Lara, scusami. Anche se non c'entra nulla con la Capcom, ai tempi si facevano queste citazioni. Incredibile. Alla fine ci metti, ma ciao Lara Croft, come stai? Che ai tempi dicevano che infatti la tizia del lanciarazzi del 2 era Lara, perché l'avevano messa nel poster dell'1. E vecchie voci, ovviamente smentite dalla trama è palesissimo chi era. Il file che sta scaricando, mi dice che dura 30 minuti. Sto scaricando, c'è scritto 5 ore. Mi sono abituato a sta cosa. Boh, andiamo avanti. Probabilmente perché... Sì. Perché l'ultra qualità HD di questa live che ti sta facendo bloccare tutto, la potenza di questa live incredibile. Manifesti pazzeschi. Dai, devo andare al piano di sopra, che c'è la visual room con le robe visuali. Le visuali, non avete idea cosa c'è nelle visuali. Allora, bene, il piano di sopra, abbiamo anche le slides che non servono nulla in senso pratico, ma sti cavoli. Le vediamo lo stesso, perché sono degli ottimi, non easter egg, ma roba carina da vedere, carina. Funziona questo, non è un lettore MMO, non è un lettore MMO, stavo dicendo MMO, non è arti marziali miste, MMA, wow, incredibile, arti marziali miste in questo gioco, Mixed Martial Arts, ecco qua, siamo arrivati, cosa c'è scritto qua? Familiar physics, i simboli della fisica, e dice, io che cavolo ne so, non sono mica un fisico, dice, c'ho il fisico perché è palestrato, Chris. Ecco qua, guardate che bello questo, Il cane chiamato MA39 Cerberus.
lo squalo, Forza Italia 3 Nettuno, MA 121 Hunter, il Tyrant 002, perché 002 non 001? E guardate qua, ma questo qui è il nostro capo, cosa ci fa sulla destra Albert Wesker? Sarà un sosia, Albert Wesker non ci farebbe mai questo, non ci farebbe mai questo assolutamente. Albert Wesker ci vuole bene. C'è un pannello, vuoi aprirlo? Ma che domande sono? Ovvio che sì. C'è uno switch, vuoi premerlo? Oh, la stanza segreta. La stanza, cioè l'apertura segreta. Cavolo, che segretezza! Grosso come una casa. Che segretezza. E abbiamo lab key. Adesso vediamo che cos'è sta lab key. È lab key, la lab key. Come direbbe il mascherato, la lab key di Subnautica. Oh, la lab key di Subnautica. Andiamo avanti. Che succede qua? Che succede? Dai, che siamo alla parte finale. Alla parte finale di Resident Evil 1. Ma sai che quasi quasi potremmo anche finirlo oggi, eh? Non lo prometto, non lo prometto, cioè devo andare a posare sta erbaccia. Erbetta, scusami, erbaccia no. Proprio per niente. Serve, sono preziose sto gioco. Nessuno mi toglierà l'erba verde delle montagne Harkey. Nessuno, nessuno. Eccole qua, preziose erbette. Ok, vediamo un po'. Mamma. Eccola qua, le green herb. Ok, perfetto. Possiamo scendere. Abbiamo la chiave di controllo. No, adesso c'è quell'enigma fastidiosissimo. Adesso c'è quell'enigma fastidioso che c'è al piano di sotto. Quello che l'altra volta ci è impiegato una vita a farlo. Non perché sia difficile, ma perché è scomodo da spostare queste visuali. Dai, manca poco, manca poco, manca poco. Poche stanze e arriveremo al gran finale. Sì, sì. L'avete atteso. Tra l'altro io penso di aver perso dei proiettili per strada. E sono cose che succedono. Questa è aperta adesso. Sì, ma non mi serve, vero? Non mi serve questa. No, chi è questo signore? Chi è? Pasta, pasta, la pasta. Signore della pasta. Signorina, la pasta, signora. Ora dovremmo decidere se vogliamo il finale buono o se vogliamo il finale cattivo. Io sono per il finale buono con Chris, finale migliore. Anche col buon Chris. Per quanto il finale non migliore, è carino lo stesso. E semplicemente ci portiamo con noi la buona Rebecca. È chiusa dall'interno. Ho capito. Dobbiamo prenderla qua. Lo so che c'è uno zombie che mi sta facendo pressione per morsicarmi, ma adesso lo metto in pausa, lo zombie. No. Fatemi scappare prima che mi mangia. Ok. Alex con l'emoticon di coin. Il coin ok. Lo metto pure io. Ah no, non posso. Non posso, sono dei tipi della notte, quindi non posso. Scusatemi. Aperta questa, benissimo. Ma non è la stanza di salvataggio, se non sbaglio, questa. Sembra che non sia quella. Infatti è questa stanza qua. Se ricordo bene, l'MO disk mi serve qua. Se ricordo bene, ripeto, se, tra virgolette, mi ricordo bene. Quindi vado a prendermi l'MO disk. Chi è quello con la baguette? What? C'è uno con la baguette, coin. Se intendi il fucilazzo, beh, è sempre Chris. Perché a lui gli piace il fucile alla francese. Il fucile alla francese. Se hai fame, te lo mangi pure. Oh, pasta. Ah, il tizio della baguette. Non lo so. L'ho visto anch'io. Nell'avatar. Ok. Eliminiamo questi zombie ricercatori espertissimi. Questa qua è chiusa, sarebbe facile. Pensa a te, qui sotto puoi andare alla fine, ma non c'è potenza. Vuoi pure premerlo, certo, ma tanto non reagisce, non c'è potenza. Non è alimentato. Adesso dobbiamo farci questa parte qua. Ma è una baguette! Ah, pasta, giusto, pasta. Vabbè, pasta, baguette. Begin, vai. Allora, buoni tutti. Ok, ce la possiamo fare. Prendiamo un MO disk, però poi ci servirà.
prima o poi ci servirà davvero. Il Green Ham. Mi sembra OBS per stasera, troppo carico. Sì, stasera Coin Tizia fa una live specialissima. Una live specialissima. Ok. Grande, grande. Allora. No, questi non li prendo, tanto non salvo. Come avete visto, la faccio con zero salvataggi. E non perché non salvo, no, non sono così bravo. Allora, Hearts of Iron 4. Oddio, Hearts of Iron 4 sarebbe complicato anche per me, Alex. Ma la fa sul suo canale comunque. La fa sul suo canale, la live. La fa sul suo canale. Ok, adesso c'è la parte più problematica. Direi molto problematica questa parte qua. Oh mamma, sei difficile. Non devo premere? No! Aspetta, che se premo quel pulsante succedono cose brutte. L'ho premuto! No! L'ho premuto di nuovo! Aiuto, muoio! Disastro! No! Aiuto! Allora, cos'è sta storia? Cos'è sta storia? Ti dico così, poi si trova il programma dell'impero mongolo con Urgen Stenberg. Urgen Stenberg? Lo so, via il gas, lo so, è pericoloso. Oh, fermo. Chris, vai qui all'angolo. Ve l'ho detto che è scomodissimo sto pezzo, mannaggia. Per chi non ci crede che comunque è pericoloso, ve lo assicuro io. Allora, boh. Adesso faccio il giro del mondo per fare sta cosa. Non lo premo. Devo girare sta cavolo di scatola scomodissima. Ok, andiamo. L'ho detto, io l'altra volta ci ho perso un casino qua con Jill. A questo punto. Perfetto. Perfetto. Stavolta è fatto un po' meglio della volta scorsa, dai. Mi sento soddisfatto. Non va ancora. Di più. Ok. Dovremmo avercela fatta, Spinga, signor Chris. Rappresentazione che... Alex, queste cose però non scriverle quando sei moderatore. Poi io posso cancellarla però. Sì, è una camera a gas. Questo non posso cancellarlo, perché la verità, questa è una camera con il gas dentro. È vera sta cosa. Tristemente vera. Ecco qua. Per fortuna su quel mio account, dai. Allora, benissimo. Quello sotto della doccia, quello sotto, non quello prima. Quello prima andava bene. Messaggio di Coin. Ma no, perché chi è che ha cancellato il messaggio di Coin? Non ha detto niente Coin. Fantasmino, non ha detto niente Coin. Ah, tu? Ma non avevi detto niente, il gas. Scusatemi, ragazzi, in un periodo dove manca il gas, dire viva il gas non c'è nulla di male. Il gas, cavolo. Cavolo, l'avessi io in casa sto gas, cavolo, veramente. Cioè, ci farei la firma per il gas gratis oggi. Sì, l'ho cancellato. Ah, ok. Dicevo un po'. Ok, sta cosa. Ok, perfetto. Allora, andiamo a vedere la prossima password. Genesi 22:17. Io ti benedirò. Con ogni benedizione renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido di mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Oh sì, ho la Bibbia davanti, ovviamente ho la Bibbia davanti, il sito della Bibbia, ovviamente, non la Bibbia vera. Comunque sia. Funziona, ringraziamo la Bibbia, la parola per questa traduzione dall'inglese di Resident Evil. L'hanno tradotta ovviamente sul sito della Bibbia per aiutarci a capire
le cose di Resident Evil, non è che me ne hanno fatto per altre ragioni. Cosa ho preso in tutto ciò? Sì, siamo venuti qua per l'MO disco, ok, va bene. Quindi alla fine era una cosa opzionale, che però abbiamo fatto con piacere. Ci serve ancora l'ultima. Viva l'acqua, certo, sempre, sempre viva l'acqua. Sono prese con due cuccioli di Shih Tzu che si azzuffano. Sono sorelle e giocano. Perché si azzuffano, scusa? Non vanno d'accordo? Non vanno d'accordo? Mi spiace che si azzuffano, cavolo. Cosa c'è qua? No, queste non ci servono, l'incribo. Via, via, vai via, incribo. Vai via, incribo. Allora, adesso io vorrei rischiare un po'. Veramente un bel po'. La metto qua, perché tanto prima o poi mi servirà. E mettiamo l'MO disc. I proiettili del Colt, no, il proiettile del Colt. Ah, beh, ma se stanno giocando va bene. Basta che non si fanno del male, sai, perché non si fanno del male. L'importante è che non si fanno del male, finché giocano va tutto bene. 60 proiettili che ci serviranno per il boss finale e anche per il pre-boss finale. Vi avviso che adesso stiamo per fare una parte difficilissima, appunto 20 euro su quella di... non so di che colore sono le Shih Tzu, non so di che colore sono. Non sono così esperto di cani. Allora, questa qua si può aprire? Sì, ce l'abbiamo aperto, benissimo. Allora, questa è la stanza generatore, che ci permette anche di ottenere l'ultima passo. Intiero per cosa? Oh, non lo so neanche io. Oh mio Dio, questo mi fa paura. Ho sempre avuto paura di questo. È morto almeno? No, è vivo! Sto finendo i proiettili. Ok. Ma muore almeno? Oh, dopo tanto tempo mi sono buttato giù. Vado a lavarmi, va bene. Ok, buon bagno. Con buona doccia. Allora. Non mi sopporto questo. Ma basta! Vabbè, fa male che sta roba si può risolvere con un bel proiettile addosso. Vabbè, volevi rialzarti, volevi. Ok, sconfitto anche questo. Boh, per questa stanza siamo a posto con i mostri. Adesso ce le esploriamo bene. È molto rumorosa e chiassosa. Power panel, serve do not power. Will you activate the blacked out areas? Yes, perfetto. Yes. Tenero ti abbraccia. Where is the spider? No, lo spider non c'è più. Il ragnetto se n'è andato, non ritorna più. Ma adesso dobbiamo trovare l'ultima password che viene dalla gene. Nesi, che cos'è sto schifo? Aiuto. No. Ok, colpito. Ancora vivo, vero? No, è morto. Se vedi vermi è perché è svermato. Ah, è vivo! Oh mio Dio, è vivo. Non mi aspettavo che era vivo. Scusate l'urlo, ma non me l'aspettavo. Pensavo avessimo risolto, va bene. Prossima stanza, dai. Credo. Devo sempre trovare la macchina per l'ultimo disco MO, così ci trasforma in password. Sono in password incredibile. Oh. Colpito. Qui dovrebbero essere tre stanze, se ricordo bene. Ok. E vabbè, ma non è valido, dai. Ti spari addosso e non ti piglia il proiettile perché si sta spostando. Quanti... non sono ragni, questi qua sono delle creature strane, ma veramente strane. Ho trovato il passcode, perfetto. Se avessi un MO disc, potrebbe... Ovviamente ce l'ho, un MO disc. Ecco qua. Andiamo all'ultima password. L'ultima password, Genesi 18. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Anche sta stanza è fatta, grazie a tutto, sta stanza è fatta, abbiamo tutte le password. No, era troppo bello per essere vero che erano finiti. Quindi dov'è? Ma cos'è sta roba? Prego. È morto, vero? No, è vivo. Non so manco cosa vuol dire morire sti nemici.
Ah, pigliati questo in faccia. Ok, stiamo finendo i proiettili. Non lo so, sono tantissimi comunque, sono tantissimi. Spero che siano finiti. Non finiti un corno, finiti. Ecco qua. E ce l'ho proprio attaccato. È morto, ok, meno male. Meno male, avevo paura che poi è vivo. Ma è buggato, dai. È buggato. È buggato sto vedete che roba. Siete ripresa. Oh, è andato, finalmente. Peccato ci saranno anche nell'ultima stanza, penso. Quanti ne hai fatti fuori? 3 in ogni stanza. 3 in ogni stanza. Siamo 6 fatti fuori. 6 di questi nemici fatti fuori. Ce ne saranno ancora, penso. No, finalmente. Ora posso attivare il generatore, che è fondamentale. Connetterlo, sì. Ho fatto? Ok, è attivato. Non mi ha detto nulla, non ho sentito nessun beep. Però se mi dite che siamo a posto, siamo a posto. No, non è vero, c'è ancora questo. Triggering system attivato. È grande e grosso. Quindi niente, non serviva nulla. Ok, perfetto, abbiamo fatto. Vuol dire che possiamo andarsene da qua. Siamo a posto. Adesso cambierò arma. Perché dobbiamo andare. Soprattutto dobbiamo andare da. Ah, sono tornati i nemici. Mi sono fatti fuori. Oh, io scappo, tanto non devo più tornarci, volete. Fatemi scappare. Che belle cose. Ciao. Manca uno. Mi manca una sua stanza. Occhio, ho visto, è terribile sta roba, è terribile. Alexa Baia. Non era morto prima. Oh. Ok. Prima di andare di là, che lì si va verso l'uscita, vado a fare la cosa più utile che ci può essere qua. Cioè, vi ricordate della famosa stanza bloccata con le password? Abbiamo ottenuto le password mancanti, avevamo già inserita una. Andiamo direttamente lì. Tengo ancora il mio fucile perché sarà pieno di nemici. Ma sarà strapieno qua. Ah, niente, in realtà no. A malapena, l'ho sentito anch'io a malapena. Cioè, è lontana. Oggi non voglio alzare il volume. Ok. Non ho una gran voglia di alzare il volume oggi. Ok. Siamo arrivati. Ha inserito la seconda pagina, ha inserito anche la terza. Bene. Vedete cosa c'è qua dietro? Un segreto. Questo è per il miglior finale del gioco, ma c'è un gran problema. Non possiamo ancora farlo il miglior finale del gioco. Anche se abbiamo aperto questa stanza faticando, trovando tutto in giro dei veri professionisti. Chris. Jill. Chris. Wesker, he is. Wesker. È stato lui. Doesn't open. Non si apre. Ma... Dici no. Wait here. Aspettami qui. Troverò un modo per aprirla. Grazie, Chris. Ma non dice nulla lui. Le ha spiegato di Wesker. Non dice niente. Comunque, abbiamo soltanto scoperto che c'è Jill qua dentro. Possiamo salvarla, ma non adesso. Dovremmo tornare qua alla fine. Potremmo anche ignorarla e abbandonarla, ma non lo faremo. Ok. Andiamo al finale migliore la prossima volta. Dunque, la cosa divertente è qua. Non sono nella stanza di salvataggio, ho sbagliato. Questa è la stanza di Lara Croft. Ok. Dicevo, bene, dobbiamo andare all'uscita, all'ascensore. Cambierò armi, perché da questo momento in poi non si scherza più. Ci aspetta un super boss. Ciao, grazie Andy, anche a te, guarda Andy, abbiamo fatto il comandino, anzi ha fatto Tizio ovviamente, che si è occupato lui. Va bene, quindi grazie ancora Andy, ci vediamo domani, penso con Yakuza, credo con Yakuza, non sono sicuro al 100%, ma probabile, perché martedì, come già detto, Uncharted 2, il gran finale, poi ci sarà tempo per Fall Guys martedì, perché ovviamente... Non credo che per due capitoli. Bravo, mi ha attivato Google. Come cavolo ho fatto a attivarti Google? Incredibile. Come ho fatto a attivartelo? Come ho fatto? Ma com'è possibile? Non
non ho detto niente, non ho detto niente, ho detto Andy, lui ha capito il suo nome, vabbè, avrò detto Andy, ma Andy, cavolo, ce n'è di differenza fra Andy e Google, c'è un bel po' di differenza. Prendiamo le mixed herb, così salviamo. Va bene, io sono pronto, no, non sono pronto per niente, ma facciamo finta di sì. Avrà confuso la parola, sicuro, sicuro. A me ogni tanto si attiva mentre faccio le live, non lo nomino. Sicuramente non gli dico né ehi Google né ok Google, non vado a dirgli ste cose, però. Non è che gli dico ehi Google, oppure ok Google, apri barzelletta, ehi Google, spegni il cellulare, queste cose. Non è che vado a dirgli ste cose. Però ogni tanto impazzisce. Hai appena detto, sì, ma tanto non funziona, l'ho detto con voce rauca. Ciao safe. Dani. Oh, sei viva. Ma certo. Well, I'm glad you're all right. Don't no, go sto zitto. Yes, sir. Non voglio farmi impazzire il cellulare. Non voglio farmi impazzire il cellulare. L'ho fatto di nuovo. Ciao Dani, bentornato. Siamo al gran finale. Non pensavo di finirlo oggi, sinceramente. Che io ho attivato. Non dico cosa, altrimenti lo attivo di nuovo. Non dico cose, una cosa con la G. Chris, as my subordinate, you have wonderful talent. I would never work for a company like Umbrella. And Wesker, you were formerly with Umbrella. Tu lavori per l'Umbrella? What do you mean? Che cosa vuol dire? When have you been an Umbrella agent? Da quanto sei stato and nell'Umbrella? A traitor to the stars. Now you're wrong. I was formerly with Umbrella, yes. Io sì. Now I'm prepared to face anything. Sono con l'Umbrella. Even getting rid of you, vigilante stars. Now, ah, per l'attivazione, ma come aveva capito cosa era successo? The failure of the experiment created a virus. Il fallimento dell'esperimento ha creato il virus. Polluting the entire lab. Insieme all'intero laboratorio. No, worse happened with the Tyrant virus. Il peggio è quello del Tyrant. Stars, team members, I membri della STARS. You killed them with your Hai ucciso tu loro? Did you kill Enrico? Hai ucciso Enrico? No. Yeah. Sì. Like this. Esatto, così. No, ha sparato. Vabbè. È impossibile, ho fatto le scelte per proteggerla. No, non può essere morta. Mi sa che il bagno schiuma conteneva sostanze acide. I have something to show you. Now. Ringraziamo la gallina e gli it. Non sono stato io, non sono io il tipo della notte, però ringraziamo la gallina e gli it. Saranno contenti gli it, ovviamente. Te ne mando un paio stasera a vedere la tua live, tranquillo. Sarei felicissimo di avere gli it incredibili. Che ti vedono alla live, dicono che bello. Bello, bello, emozionante. So perfettamente come si chiamano, censurato di Mark. Non ho letto la frase per sicurezza, perché poi so già che leggendolo io lo leggo lo stesso. Guarda lo Tyrant, guarda il Tyrant 002. Sei tutto. Ma è la verità. Non è che non lo so scrivere, non è che ci vuole tanto a scrivere sta parola. Is this? That's right. This is the ultimate life form. Tyrant! L'ultima forma di vita, il Tyrant. Guardate che bello che è. Ride. Stop it. Perché ride? Wesker, you're pitiful. Wesker, mi fai pena. This is your savior? No, veramente. You say this failure. Tutti e due, mi raccomando, dai, fatti bravi, ragazzi. Fatti bravi. You can make sure yourself whether no. Tyrant is a failure or not. Assolutamente no. Ragazzi, buoni, non parliamo più di sta cosa, guarda, cancello tutto, bravi, ok, siamo in armonia, mi raccomando. Go to hell. Siamo in armonia. Jill will join you too. Buoni. Oh, è arrivato il mostro piuttosto. Ecco qua, state buoni, bravo. Chiunque l'abbia scritto, sono d'accordo. Don't come this way. Non venire da via questa parte, ma che furbo Wesker, questo è quello che si merita. Ha rotto le scatole. Ah, senti, ok, infatti, sì, confermo.
Adesso scappiamo via da questo. You can't kill me. Tu non puoi uccidermi, come no? Ha ucciso Wesker. Quindi Wesker qui muore. Qui muore, segnatevelo, Wesker muore. Il finale che dovrebbe essere quello canonico, ma a quanto pare non può essere, perché Wesker non può morire, Wesker. Ma non so se Rebecca è morta comunque. Attenzione, questo qui è un super boss. Due colpi, contiamo i colpi. Tre colpi. Ma va a quel paese, te super boss. È caduto giù in tre colpi. Ma porco cane. Più essere un mona devi essere. Incredibile crollare così. Ma che cavolo, è caduto giù in un attimo. Vediamo se Wesker ha qualcosa con sé, visto che io devo andarmene da qua. Che morte miserabile. Sì, una brutta fine, per Wesker, una brutta fine. Quindi me ne posso andare. Boh, abbiamo sconfitto il Tyrant. Ecco, ecco, e qua è qua quello che serviva. Locksweep. Ok, perfetto. Quindi dovremmo aver attivato, solo per alleggerire, perché non mi divertite. Ah, ok. Wow! Ha! It seems like this bulletproof jacket is pretty strong. Ma lei gli aveva sparato e sta bene. Sto bene. How about Captain Wesker? Captain Wesker, che fine ha fatto? With the ultimate failure. Sta dormendo col fallimento definitivo. Infatti non è tanto diversa. Comunque adesso siamo al gran finale, ma il gioco più o meno ricalca quello di Jill. Nella villa è un po' diversa la struttura, è più difficile con Chris. Dopo più o meno. Laboratorio praticamente uguale, non è cambiato nulla da Wesker, cioè da Jill a Chris. In compenso nella Director's Cut, che è quella che sto giocando io, c'è la modalità avanzata che ti cambia gli enigmi nel gameplay un po'. What, Rebecca? Che c'è, Rebecca? I saw a research file in this lab. Un file di ricerca. A great deal of research on the Tyrant virus exists right here. We should blow this place up. Dovremmo far saltare questo posto. Buona idea. We are all ready. Lo finisco. A questo punto lo finisco. Rebecca, mancano 10 minuti alla fine, dai. Yes, sir. I'll set off a triggering system for a bomb. Okay. Now we have a chance to escape. See you outside the house. Mi ha appena chiamato una truffa. Ah, i famosi truffatori. Lo so, chiamano anche me quelli. Mi chiamano sempre quelli del trading. Porco cane, che noiosi. Ma lei sbaglia sempre strada, sta Rebecca. Mai una volta che piglia la porta giusta. Va bene, dobbiamo andare a salvare 02 02 02. Milano o Torino? Boh, mi sembra Milano. Milano, sì, Milano, infatti. Ci carichiamo bene, perché la parte finale, proiettili non è un problema, i proiettili. Non sono mai un problema i proiettili. Problema Xederb. Ok, fermiamoci qua. Spero che basti, perché adesso dobbiamo andare al boss finale. Quasi, chiamano tutti da Milano, quasi. Questa volta il numero privato. Ci credo. Allora, dov'era lei? Non era qua. Facciamo una cosa, salvo qua e poi non salvo più, mi sa che dovrebbe bastare. A me spesso uso numeri cellulari, anche a me. Infatti è scomodice, per volte penso che magari sia qualcosa che serve. E invece... Allarme. Dobbiamo prima salvare Jill, poraccio. No, ma ci sono questi nemici qua. Io odio questi nemici qua. Ok. Io ho sistemato OBS. Bravo, fatto bene. Ok, andiamo. Allora sì, confermo che lo finiamo oggi. Non pensavo, in un'oretta di finirlo. Mando curriculum, quindi potrebbe essere. Anch'io coin. No. Ma dai, impossibile. Su, da Milano ti chiama, che cavolo. Mica milanese lui, mica milanese. Ah, non insegniamo ste cose, impossibile. Mica milanese lui. Jill. Sorry for making you wait. Chris. No, dai, non minacciare, proprio l'ultima cosa da parte tua, proprio. Non minacciamo, però. Però non insegniamo più ste cose, vi prego. I knew I could trust you.
Let's go. There's no need to stay. Abbiamo salvato Jill. Comunque guarda, Stefano, è semplice. Un numero che ti ha dato fastidio lo blocchi. Lo blocchi, proprio lo blocchi per sempre. Un po' più dati fastidio con lo stesso numero. Peccato che quelli c'hanno miliardi di numeri, ste cavolo di cose. Non mi senti? Ah, ok. Cavolo. Perché cancella? Ma no, ma non era da cancellare il messaggio. Ok, andiamo a finire il gioco, dai. Siamo al gran finale, dicevo, siamo al gran finale. Manca pochissimo ed è finita. Ancora un'altra, ma quante ce ne sono? Sì. Ecco qua. Ah, gli zombie, qua devo farli fuori purtroppo. Ma no, questo no, lo posso evitare. Questo qui lo posso evitare. Qui lo posso evitare. Ah, Reno, come no? Si è visto come l'ho evitato bene, va là. E vabbè, vomitano pure. Che schifo. Via, via, via. Scappa, scappa, scappa. Boom. Perché non volevo sprecare i proiettili, eh. Un motivo lì. Sarà Super V. Beh, di domenica poi. Ma di domenica. Domenica, in effetti. Vabbè, per quelli. Lavorano in qualcosa. Let's get going. Let's get going. Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo, let's get going. Uno spazio libero ci serve per forza, comunque. Perché dobbiamo prendere il flare. There is a ladder, will you climb it? Yes, 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 yes. Siamo al gran finale, ve lo assicuro che siamo proprio alla fine, fine, fine. Di nuovo. È aperta, aperta. Boom, veramente, lo finiamo. Fra poco dovrà partire il conteggio. Conto alla rovescia. Ma Rebecca c'è comunque, Rebecca è viva. Non so perché non è con noi. Ma questo è Brad. Ultimo tentativo. Siamo fortunati che arriva Brad con l'elicottero. La sequenza è da un minuto. Non so da quant'è che dura. Mi sembra che sono 3 minuti, di cui 1 minuto e mezzo di sequenza. Mi sembra. La batteria. Questa cosa è fatta apposta perché poi devi prendere il flare per spararlo in alto, farti vedere, e dopo c'è il lanciarazzi, insomma, quindi è fatta apposta per farti avere lo spazio libero nell'inventario. Ma tanto ci pensa il timer. 3 minuti, buono, siamo a 3 minuti dalla fine del gioco. Io faccio il finale. Ce l'ho fatta! Andiamo, ho preparato la bomba! Credo con me, per la cosa di un minuto parla con un me, perché è questa che vedete sullo schermo. Mostro! Che trash, sto doppiaggio. Ok. Il doppiaggio più trash. Quello prima ti diceva con te, diceva di domenica, ti fanno le chiamate, però pure. Sarà Super V, ma Vampeta ha altro da fare, a godersi la vita, dopo la sua bella carriera eroica. A godersi la vita, non sprecherebbe tempo a tuffare la gente, assolutamente. Non farebbe mai, farebbe mai. Non ha mai tuffato squadre. Non... Ok, è stato tipo, ha giocato una partita in un campionato nell'Inter, ma perché vabbè, poverino, era stanco. Non è che è stato pagato più degli altri, ma era stanco. Cercate di capirlo, non è colpa sua. Ok, perfetto. Usiamo il flare e finiamo. Questo strano robino blu. Puff! Fuochi d'artificio! E chi arriva? Chi arriva? Guarda, se la prende con calma, ovviamente. Cioè, abbiamo vinto! È finito il gioco! Invece no! Invece no! C'è ancora una sorpresina. Dai, 1:50 e finiamo il gioco. Non pensavo, ripeto, non pensavo di finirlo oggi, non avrei mai detto.
ad arriva l'elicottero. Cucù. Ole, è arrivato il Tyrant. Salvo, salvo che siamo al gran finale. Credo che arrivi anche stando fermi e scappando da lui, ma questo è velocissimo. Ok, è arrivata già, benissimo. Non ho visto il messaggio di Vito, non avevo segnale. Ha scritto esatto, ha scritto esatto. Perfetto. Ultimo slot. L'unico gioco dove il rocket launcher piglia un solo posto. Un solo slot e non due. Vabbè. Surprise! Guarda, guarda la telecamera. Poi esplode. Godiamoci il finale. Finita! Finita, finita! Del 4 per 10 posti, e lo so, lascia stare veramente. Nel 4 è gigante quei lanciarazzi. Però sta cosa aiuta. È vero che il 4 di connessioni con l'1 quasi non ne ha praticamente. È più connesso al 2, visto che c'è Leon. Leon compare nel 2, nel 4 e nel 6 e basta, di quelli canonici e principali della saga. 2, 4 e 6 Leon. Purtroppo non nell'8, altrimenti si facevano tutti i giochi pari. Chris invece 1 qua, no, 1 5 1 Cod Veronica, che è canonico ed è importante, precede il 5 praticamente, fra il 3 e il 5. Eccoli che festeggiano. Compare nell'1, nel Cod Veronica, nel 5, nel 6, nel 7 e nell'8, che Village. Chris veramente, io direi che è il personaggio principale della saga. È finita! Dice ciao, 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 gli dice. Ce ne andiamo, che bello, che bello! Adesso parte la musichetta, viva Zanicchi, gli dice. Zingara, prendi questa mano, Zingara! Cosa? È lei, Iva Zanicchi. Sì, Resident Evil hanno una cosa in comune: lanciarazzi, nemico che esplode. Poi potrebbe non essere il finale, potrebbe, ad esempio nel 4 c'è poi la fuga in barca con l'esplosione dell'isola, non voglio fare spoiler, ma insomma tutto esplode tutto, te ne vai, esploso. Il 5, vabbè, lanciarazzi anche lì. 2 e 3 ovviamente, l'1 no, abbiamo visto. Che bello vedere Rebecca che fa gli avete kudasai a tutti questi vesponi. Sta scena non me la ricordo, sta scena mi sa che non è apparsa da me, la scena dell'anta che voleva mangiarsi Rebecca non si è attivata da me. Sta musica è veramente completamente sbagliata, sicuramente in giapponese c'è un'altra musica, perché non stecca proprio male sta musica. Stecca proprio male, sarà una musica cantata, sta proprio male sta musica al finale. Il pezzo del tram fece uscire pazzo. Ah, il pezzo del tram con la mano che ti spunta. Ah no, quello è il 2, scusami. Ah, il pezzo del tram in 3, ok. Capito, ma intendi il remake, intendi, vero? Penso che intendi l'originale, che era un bel macello quello. Ma anche nel remake comunque non si scherza. Col tram. Ciao, abbraccia, non si vogliono bene. Slu. 40 volte avanti e dietro tra i pezzi. Che prefisso è 0,80. No, puoi provare a cercare su Google, non lo dico, perché potrebbe dirtelo. Credo che sia Londra, credo che sia quelle di Londra, le famose truffe di Londra. Cioè, Bari? No, veramente? Veramente Bari è 0,80? Credevo fosse... Magari è 0,8, non è 0,80. 0,4... 49-11, numero di salvataggi 0, che pro, ma va, ho fatto i salvataggi io. Ok, guardate. Wow, che tizio duro! Hai completato questo caso completamente? Niente. What a tall guy, ovviamente. Ce ne vantiamo, ma non ce ne vantiamo perché ci aiuta. Hai trovato la chiave, la leggendaria chiave.
Sì, prima del carduno. Salviamo, salviamo. Bisognerebbe capire se sono 08080 comunque. Abbiamo finito. Bella sta schermata, bella, bella. Sentiamo, pressing button. Salviamo qua. Allora, io sono soddisfatto, vi ringrazio. Domani 16:30 trovate me. Ok. Poi invece stasera 20:30 tizio, 21 coin 1988 sui rispettivi canali. Vi invito ancora una volta con i comandi di squadra, grazie per perciò potete seguire tutti noi. Io sono Jack Leone Max e vi ringrazio. Abbiamo concluso con Resident Evil. La prossima volta non ho ancora deciso, potrebbe esserci Siphon Filter PlayStation 1. Potrei provare ad andare avanti dopo che mi sono divertito molto la prima volta, però vediamo, vediamo. E altrimenti potrebbe essere una sorpresona, quindi ringrazio.